Allora, l'arrivo, andavo a raccontare dentro, c'è un fino a poco nero e poi viene giù dal salto. Andare in su di là, la cosa di Borgo Maniero, però se mi ci vediamo fuori. Sì, che poi il responsabile categoria è il prodotto Bella, però faccio però io che ormai io che parla io. Dopo alla 12ª stagione scrivi no. Te li ricordi? Io non mi ricordo mai i nomi di nessuno. Tu mi fai la firma? Così non te la devo. Tutto quello che vuoi, basta che non sia un assegno. No, no. E quella che non sia una cambiale, basta che sia. Come ti dicevo allora, se per te va bene quel discorso lì della... A me va benissimo, dopo sento bene. Sì, esatto. Poi ti faccio avere, allora, questo qua. Sì, così mi fai la firma, quindi accettazione a ruolo. La corsa è di pomeriggio. Questa? Sì. No, la facciamo di pomeriggio con la praticamente le premiazioni alle 19. Ah, che bello. Partiamo, no, faccio vedere, guarda, il regolamento è qua. L'ho caricato anche questa qui è quella vecchia. Quella che uso di solito queste pratiche per le gare nazionali. O se vuoi mandarmela tu? No, va bene, stesso. Oh, questa è quella così. Di cosa? Del Junior? No, di Junior. È quella delle bike. Sì. Stamattina sono andato, ho mandato due commenti lui e li ho firmati. Praticamente l'ho già caricato di tutto a sistema. Praticamente trovo il 13, partenza alle. Partenza alle 15:45, bisogna strare, 15:30 partono 3, 4, 5 principi, eventualmente under 14 se ce ne sono. E dopo qua sono 17, 1, 2, donne. Mi ha chiesto così nazionali di variare. Sì, lo so, però siccome dobbiamo un po' abbassare la testa, sì, siamo arrivati, se staranno lì. Guarda, sì. Diventa per darci veramente. Contentino. Esatto, se no non l'avevo mai inserita. Infatti la prima cosa che io... Chi mi aveva detto che non aveva telefonato? La Orso, no? No, la Orso no. Beh, l'ho messo un mese e mezzo fa, quindi voglio dire, stare zitti e dire se volete. Non c'è niente, magari fa caldo e con la nominazione che hanno gli atleti, sì, forse è meglio pomeriggio. Esatto, perché la 1 e la 2 sono quelli che hanno più... Sì, di tetra. Esatto, il più grande. Sì. Allora, dovete pensare un po' di conoscere le tessere per bagnare ma sono stato un po' di percorso e 5 km e 2 per cui va lungo non vicino all'arrivo perché non può però è che abbiamo un'altra parte ci vuole caffè. Adesso avete ogni sera i bagni chimici quelli mobili per disabili cioè portiamo un patrimonio vabbè la voluta fare l'altra volta che avevamo fatto lì abbiamo fatto che le docce di là ma hanno detto in un museo no l'avevamo fatto fuori perché la scherma ha tutto quanto per fare quel lavoro se ci danno i locali della scherma e noi non ce l'avevamo andati a fare se dalla parte museo dalla sì. parte di qua sì. abbiamo fatto tutto dove c'è la via quella dove ti pullman sì. da Trevalli
No, di qua, proprio dentro al museo. Ah, dentro il museo. Nella... Ma siccome dentro il museo ci sarà anche una giornata di food, di food. Sì. E io quando vado lì non... Ci saranno anche lì, penso, ci vado a fare una collezione con loro per mangiare. O se ci sono i gattini. Ah, c'è il mio fuorietto. I bambini che fanno da mangiare. Bene, ora glielo dico. E usiamo il palco quello dietro per fare le premiazioni. Ah, ho capito. Che già rialzato, vedo parcheggiavano. Sì, 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 quello vedo. Parcheggiavano le macchine delle... Ci sono le rampette andare su, eh? Esatto. Sì, no, c'è proprio, non c'è lo scivolo. Perché anche noi l'altra volta eravamo fatti... Qui parcheggiamo sempre le macchine dei direttori di corsa. Sì, altre valli. Sì, 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 in fondo c'è tutta l'area. Hai visto ieri quel lavoro lì, quella strettoia lì. E lì bisogna mettere dei materassi a muro e poi sulla destra c'è quella specie di aiuola. Lo conosco, No, perché allora, siamo andati con Achille perché non l'aveva mai visto, no? Cioè andiamo e ti dico, entriamo di qui, andiamo su. Però non mi ricordo più perché con Nico si è tornato indietro. Qui c'era le aiuole. No, c'erano giù due cose, non so. Ancora così, sì, anche la terra ci sono, io porto a cenere, quelli li tolgo. No, tolgo. Infatti ho detto, non mi ricordo più perché siamo andati su di qua. Va bene, andiamo su, adesso mi ricordo, ci sono giù di infermiere, torna indietro, fai il giro di là. Ci sono 10 accessi dai cortili, torna il giro di là, ciao Giovanni, da posto, da posto. La curva al muro, è chiaro che non entrano sfilati e lunghi, però sì, metteremo dei materassi così a muro. Sì, così a muro, tanto per... Ma tanto fa sempre così, ha sempre fatto lui, perciò. No, vai tranquillo, così. Dopo ti dico che va bene. Questa qui è la prima messa. Alzate Briante. Eccolo qua. Buongiorno. Ce l'abbiamo, Alzate Briante. Che ne manca, hai detto? Il 63. Magari Magni. Magni. Sì. Magni. Talon. Bonesso. Binda. Binda. Desana. E Casirano. 63. E invece. Ma le 9 la linea. Sì, arriva. Ma ti non hai fatto riscaldamento, mi raccomando. Perfetto, grazie dottor. Praticamente vede i quattro giri e poi si sposta l'asa 2, poi dopo qui Anastasi. Anastasi non c'è, tranquillo, c'è Tibiletti e asa 2. Ok, appena l'ho appassionato. Esatto. Okay. Provenzi, asa 3. Asa 3 è avanti da in fondo, 700 metri più avanti da appassionato. Sì, sulla sinistra. Praticamente c'è il... si vede appena dentro nel terreno, c'è il coso del gas. Sì. Ok, chiude quella strada lì. Poi... tutta piastra d'ate è coperta dagli amici piantati.
andiamo giù alla rotonda dopo la COP, quella della zona industriale. Della discarica. Della discarica. Quindi, perfetto. Rotondone sulla Varesina niente, quello della COP niente, diciamo. No, no, è quella dopo. No. Quando lasci la Varesina, quando lasci la Varesina, allora in mezzo trovi un paese in su perché la gente ha visto fare passeggiare 200 metri e poi fai torno. Divertiamo di questa? Mi hanno messo la colla, ma quindi l'ho riportata al San Giorgio. Ciao! Questa è la colla. Questa è la seconda della colla. Sì. Quella dopo. E' questa. Se le apre se ci montiamo. Montiamo su Serale. La mia è l'arcana. Quella è davanti con la bianca. Così faccio vado. Guarda se non una valigetta delle varie c'è un mostro cieco, quindi vi do via un po' di brino, se no ci vuole anche a
Ma non è vero, ti giro qualche fontanella per l'acqua qua, oh. Ma non io l'acqua, ma chi? Per partire? La rossa. Non mangiamola. Le borracce. Pensavalo con tutti i fili che ci sono. Rimane solo S. Però la maglia verde stona, eh. Sai che stona la maglia verde? Sai che la maglia verde stona? Grazie. Per fare la prova, lo sai che devo accenderla? Grazie. Non so, 20 anni che lo faccio. Tu dici le rive Ti ho le mazze un palco.
Mangi sul palco se vuole. Guardi, non va via, guarda un po'. Questa è la 8. 8 è l'ambulanza. Non lo so. 7-8 ambulanze. Sì, sì. 7-8 ambulanze. Ambulanze. Almeno. Poi se non c'è qua, la discesa c'è. Come mai? Non è? Cambiamo, dai. Dì cambiarla. Diga, cambiamo. E disegnare sulla, e disegnare sul, sul foglio. Cambiala, cambiala, dai, luce, non va. Guarda il filo dell'antenna se non è strappato. Si sa che l'antenna se non è strappato. L'ha attaccata? No, dopo metta subito sì. Ma la chiave del medico? Ma io? Questa qui? No, no. Come è aperta, è chiusa? Ciao ragazzi. Ma Laura, sempre in giro con me. La treno. Ciao. Passa aperta, porca. Dammi che la porto via. Se non voglio la porto via. Non si sente. Butta fuori, ma non si sente. Vicino a riva. Ho rotto le palle. Questa la porto a casa, che non va. Non le so voluto. Bravo, ciao, tu mi salvi sempre. Ciao, buona giornata. Ciao caro, ciao. Se vuole una lancia per quel caro, è il giudice, Carcana. Ok. Intanto ci mettiamo i numeri. Thank you.
40esimo Gran Premio Comune di Nonante Ceppino. Salutiamo i vicini di casa. Buongiorno, buongiorno. Oggi risvegliamo così con gara ciclistica categoria Agnelli, gara su strada. Buongiorno Legnanese, ciao ragazzi. Percorso bello tosto, bello veloce, l'editore di Volante Ceppino, questo ligneto paesello in provincia di Varese, all'interno del mondo verde della Valle Verona e Tifoni. Giulia e il nostro Luca Arana. Buongiorno Luca, buongiorno, bentornato, benvenuto. Voglio fare altre figure, alle spazio. Ciao, grazie per la visita. Ore 9, riunione tecnica, circa. Invitiamo i DS, con chi per essi. La riunione tecnica, ore 9, dai giudici di gara. Il rigoroso silenzio, perché loro parlano una volta sola e quindi bisogna ascoltarli. Dopodiché presentazione squadre, 40esimo Gran Premio Comune di Nonante Ceppino, categoria allievi, prima tappa, giro provincia di Varese. Ringraziamo Cicli Motocicli Battaglia per l'ospitalità, la location. Grazie ragazzi, grazie per l'ospitality, la location. Partenza ore 10, un paio d'ore di gara bella tosta. Abbiamo anche i nostri amici dello stream, non nel senso che stream, perché effettivamente sono in streaming con la radio corsa.
sono loro che seguiranno la gara metro per metro sulle loro motociclette e avremo l'appoggio proprio qui sulla, sull'impalcatura a seguire la gara, questo trofeo comune di Lonato e Ceppino. Avremo anche altri riconoscimenti oltre al trofeo comune di Lonato e Ceppino, avremo premi per il primo e secondo classificato del traguardo volante, i premi per il Gran Premio della Montagna dal primo al terzo classificato con coppe, buoni valore e poi riconoscimenti alimentari grazie ai nostri sponsor che anche quest'anno ci sostengono per questo evento, oltre a ringraziare ovviamente la Federazione Ciclistica Italiana, il Comune di Lonato e Ceppino, avremo le autorità del Comune alla gara e alle premiazioni, organizzazione pura della Società Ciclistica Lonato e Ceppino, ringraziamo Centrocar Cazzaro, Mario Battaglia, Frutta Gasperini, Pasta Fresca Scoiattolo, Samic S.P.A. Ringraziamo Steel Mac Sald, DPM Ceramiche, tutti i nostri sostenitori, Bama Tecnologie Protettive e Metalli, Trattamenti Chimici, Seprio Control, Bartolin Paolo, Menegaldo Giovanni, Impresa Edili, Edile, Miller, Giglio Immobiliare, Pasticceria Barbanna, Giardino Fiorito, Garage Aurora, Carrozzeria Tamborini, Macchine da Giardino Corvezzo Giuseppe, Uslenghi Costruzione e Riparazione Cicli, Tradate Gomme, Carrozzeria DB, Ottica Rossini Premax, Pulsione Macelleria, la bottega del vino, Master a casa, Punto Oro, da Beccheria da Torre. Ringraziamo gli alpini della sezione di Varese con il gruppo di Lonato e Ceppino, Giuliani Eci, Rogerio Bocconiere, Ticma, Timazzoni, RG, etichetta del Vendusino, Ristorante Cortiletto, Clamas, Mobili Busnelli, Pizzeria Arcobaleno e il Centro Benessere del Sorriso. I nostri sostenitori per la gara di quest'oggi, tanti team iscritti a questa prova. Tra pochi minuti di riunione tecnica, okay. A seguire la presentazione, il nostro bel palchetto grazie a Scala Enterprise. Pochi minuti e avremo una riunione tecnica. Anzi, ci siamo ragazzi. Venite vicino così mi chiamo.
cerchiamo di gridare, grazie. Avvicinatevi tutti così cerchiamo di gridare. Prima prova del 55esimo giro della provincia di Varese e oggi sarò affiancato dal collega Fabio Luricelli, il mio direttore di corsa, e la giuria sarà presieduta dal signor Giuseppe Arnone. Prima di cedere la parola, allora procediamo con l'appello e poi dopo con le informazioni. Young Biker Team Novarese, Ponte Nure, LTM, grazie per favore, grazie. Costa Masnaga, Alzate Brianza, Bianchino, Iassono, Bruno Lona, Leandro Lagliani, Giusto da Rocco, Giulino Colmenor, Bologna, Vitale Casalese, Cernoschese, Cinque Fiorino un'altra volta. Sì, sì, sono due. Perfetto. Purcantù, Cipi Junior, Mancinesio Bike, Sovico, Miglianese, Equipe Prospettese, CP Team, Purcantù. Ok, questo è l'ordine, adesso verrà esposto, con cui si effettuerà la presentazione delle squadre. Adesso poi lo spongo là. Vi passo la parola. Da che ora? Dalle 9.30 in poi. 9.30. Allora, la gara si svolgerà su un circuito cittadino che attraverserà i comuni di Lonate, Cairate e Tradate. Si faranno 5 giri, 4 giri da 7,2 km più 3 giri da 2,8 km da aggiungere ai 4 giri precedenti. Il circuito è molto semplice, le strade sono belle, larghe e le rotonde che ci sono verranno percorse tutte nel senso di marcia, quindi non verranno prese contro mano, e bisogna fare attenzione sul rettilineo in fondo dopo la prima rotonda a destra, quindi la partenza si va alla prima rotonda a destra, ci sono delle asperità sulla strada, delle buche, l'asfalto è un po' rovinato, quindi magari diciamo ai ragazzi di tenersi più al centro della carreggiata. In più su a Cairate, prima dell'inizio della discesa, c'è un dosso artificiale, un passaggio pedonale rialzato, molto rialzato, e dopo il passaggio rialzato ci sono dei tombini su, sempre al centro della carreggiata, uno in particolare prima dell'imbocco della discesa, quindi diciamo di fare attenzione perché sono proprio al centro della carreggiata. La gara prevede anche dei traguardi volanti al secondo, terzo, quarto e quinto giro che verranno rilevati qui all'arrivo, più il Gran Premio della Montagna che sarà fatto alla fine della salita del Ceppino al quinto e sesto giro. L'assistenza medica sarà garantita da due ambulanze del SOS, una di Malnate e una di Angera, e il responsabile del servizio sanitario è il dottor Freddi Gallo. E altro da dire credo che non c'è, e posso passare la parola al responsabile della società ciclistica Lonate Ceppino, signor Tonio. Buongiorno a tutti, grazie per essere qua. Una cosa, c'è una rotonda dopo il centro commerciale La Coop, c'è una piccola discesina e poi troviamo una rotonda. Solitamente quando i corridori cercano magari anche di tagliarla, nel cordolo della rotonda, che non dovrebbe essere tagliato e passato su con le biciclette o con le macchine, i pietrini che fanno parte del cordolo sono via, quindi c'è la buca, però lì non è strada, fa parte della rotonda, quindi dovete dire di stare attenti che di non tagliare la rotonda e andare sulla parte del cordolo della rotonda. L'unica punto un po' che mi sento di dire, anche perché lì vengono giù un po' in discesa, non è una discesa ripidissima, però prendono un po' di velocità. L'importante è che se loro stanno sull'asfalto non ci sono problemi,
veloce, però vanno a tagliare la rotonda a filo della aiuola e vanno sul cordolo, e lì c'è quel buco lì, tutto lì. Poi il Gran Premio della Montagna in cima all'Onate Ceppino, sotto all'arrivo ci sono i traguardi volanti come sono esposti e indicati. In bocca al lupo a tutti, grazie per essere qui e ci vediamo poi alla fine della corsa. Grazie. No, adesso facciamo la presentazione, no, la partenza sotto l'arrivo. Prima adesso iniziamo a fare la presentazione dei corridori delle squadre, seguendo l'elenco degli iscritti, quindi dal numero 1 in successione. In mezz'oretta facciamo tutti, portate qua i corridori e poi per le 10 partenza. Alle 10 partenza direttamente. Il controllo rapporti. Buongiorno a tutti da parte del Comitato Provinciale di Varese, con me c'è Alfredo Tombella, responsabile della categoria. Con oggi inizia il 55esimo giro della provincia di Varese, con una manifestazione a prove multiple e sono 4 le prove. Oggi la prima prova, poi ci sarà sabato 27 la cronoscalata così Pian Ardena, sono già aperte le iscrizioni. Il 16 di giugno andiamo a Taino con la terza prova e chiudiamo il 21 di settembre con anche le premiazioni finali a Gorla Minore. Sono 3 le maglie presenti per il giro della provincia che verranno assegnate al termine di questa prova: la maglia rossa del leader, la maglia bianca dei giovani primo anno e la maglia del GPM. Oggi andremo a prendere, come anche nelle altre tappe, il leader va di per sé, i primi anno nei 20 classificati dell'assoluta, quindi nei primi 20 andremo a cercare i primi anno, quindi 2009, e assegneremo il punteggio. Per quanto riguarda invece il GPM, siccome sono 3 passaggi sul GPM, il punteggio sarà 5-3-1. Altre cose, ecco, da quest'anno, per chi era abituato negli anni precedenti c'era il cambio ruote, da quest'anno non c'è più il cambio ruote per nessuna tappa, quindi di fuori purtroppo. Ricordiamo inoltre che per l'assegnazione delle maglie gli atleti devono passare l'arrivo. Se non arrivano all'arrivo perché c'è una caduta a 150 metri, purtroppo non possiamo classificarli. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, con me oggi con Laura, Tomasini, la concorrente, e poi da Luigi come giudice d'arrivo. Non ci sono cose particolari, se non che all'arrivo, passato il traguardo, i primi 10, 5 lo sapete che è tassativo, però se si presentano in 10, subito dopo il traguardo sulla destra c'è il controllo rapporti. Questo mi raccomando, è la prima cosa che devono fare gli atleti. Prima fanno quella, poi eventualmente il podio e per terzo se c'è l'eventuale controllo medico. L'eventuale controllo medico sarà fatto qua dentro qua nel dipartimento. Non c'è seguito, non c'è chiamata di niente. L'inizio rifornimento è dall'inizio e termina più avanti, c'è un cartello con scritto anche fine rifornimento all'ultimo giro. Quindi quando suona la campana basta rifornimento. Poi altre cose importanti, non penso che ci sia nulla di particolare, non sono ammessi giochi di squadra fra concorrenti di squadre diverse, altrimenti sapete che c'è la munizione, eccetera, che rischiano che poi la domenica dopo non possono partecipare le stesse quelle squadre. Quindi mi raccomando, avvisate i corridori di questa cosa. Basta, io non ho altre cose da... Canale radio sono 33. Partenti? I partenti sono 123. Mi raccomando, da quando comincia a chiamare mandate i ragazzi così andiamo via veloci. Già ne ecco là. Sì, vorrei averlo preso. Ma il Gabriele della Montagna ha detto 2 passaggi, però per l'assegnazione dei punti sono 3 passaggi. Sì, perché loro lo fanno su okay. Noi invece prendiamo i 3. Come premiazione. Sì, ok. Il regolamento comunque di questo qui della, diciamo, valevole come prova, sulle disposizioni attuative, se andate a guardare l'articolo 3.2 c'è tutto specificato come si svolge il regolamento della norma. Ok, posto. Avete dietro, avete qualcuno. Allora, che il cogliore farà, sì, farà c'è fare qualcosa su qui. Signore,